se dovessi fare una specie di valutazione dall'utilizzo di WebRatio, quello che mi viene a dire è che è sicuramente uno strumento molto potente. La facilità di utilizzo, la semplicità anche nel disegno di forme, di pagine relativamente complesse, è sicuramente una prerogativa che anche in anni di esperienza da programmatore non ho trovato da nessun'altra parte. La possibilità di creare form di input piuttosto che tree view, piuttosto che pagine di master detail con pochi click e nel giro di pochi minuti è una cosa che oggettivamente non ho visto da nessun'altra parte, con risultati oggettivamente buoni, perché poi la modulazione molto ben divisa fra le unit custom, i template, la parte di programmazione vera e propria oggettivamente facilita anche la suddivisione degli sviluppi, quindi l'esperto dei template può tranquillamente lavorare senza sapere neanche qual è la logica del database quasi, e per contro chi poi deve fare l'applicativo può tranquillamente non preoccuparsi fino all'ultimo di quello che è lo stile, sapendo che poi mettendo insieme le cose il tutto funziona a meraviglia. Per contro c'è da dire che per chi è abituato ad avere in mano il codice fino quasi al linguaggio macchina, oggettivamente la fatica è quella di non riuscire in qualche caso, magari in situazioni un po' particolari, quando si vuole fare qualche passaggio un po' azzardato, mettiamolo così, o non del tutto canonico, il rischio è quello di non riuscire a vedere dove si va a finire, magari inizia a uscire qualche errore, qualche segnalazione che non è facilmente debuggabile, mettiamola così, non è facilmente individuabile come magari si poteva fare una volta col CIN, inserendo una bella print da qualche parte per dire sono passato di qui, non sono passato di qui. Sicuramente il debug visuale è un ottimo inizio, nel senso che in tanti linguaggi il debug non lo supportano neanche nativamente, quindi WebRatio dà la possibilità di andare a fare dei debug in situazioni in cui normalmente non si riuscirebbe a farlo. È anche vero che forse il debug è una delle caratteristiche che si potrebbero ulteriormente migliorare, dando qualche informazione in più, permettendo qualche customizzazione in più, che magari c'è anche, ma che diciamo che a prima vista o da parte dell'utilizzo di chi magari non è partito dal manuale ma è partito direttamente dall'applicativo, rischia di non essere del tutto chiara, nel senso che magari alcune informazioni ci sono nascoste da qualche parte, magari neanche troppo nascoste, però non sono immediatamente riconducibili a quello che si sta facendo. Detto questo, comunque io ribadisco l'assoluta validità del prodotto. Non abbiamo visto nel dettaglio la parte di gestione dei web service, ma la possibilità di sviluppare dei web service con di fatto così pochi click, mettiamola così, e in maniera così immediata, io non l'ho vista da nessuna parte. Cioè, se dovessi pensare di mettermi a sviluppare dei web service sia in REST che in SOAP come li ho fatti con WebRatio, fatti a mano, non esiste proprio. Anche solo qui messe le unit, costruite nella maniera corretta, molto semplicemente, magari senza neanche mettere transazioni inizialmente, senza mettere queste cose qui, ma alla fine il servizio funzionava al primo colpo, quindi oggettivamente è un grossissimo aiuto, uno strumento potente. L'unica osservazione che mi sento di fare io è forse dare la possibilità di riuscire in fase di debug a entrare, per chi vuole, magari neanche obbligare, ma per chi vuole entrare un pochino più nel dettaglio. Dopodiché direi che sicuramente è uno strumento da approfondire, insomma, ecco. È sicuramente uno strumento potente e che merita l'attenzione di chiunque se lo trovi fra le mani, mettiamola così.